Sono 10 anni di Watch Dogs. Sì, era il 27 maggio del 2014, quindi in realtà questo video lo vedrete un pochino dopo, però insomma avete capito, sono passati poco più di 10 anni dall'uscita del primo capitolo della serie Watch Dogs. E per alcuni utenti questa è forse la più grande occasione sprecata nella storia di Ubisoft, di costruire un franchise che potesse alternarsi ai vari Far Cry e Assassin's Creed, creando successo e aspettative, e invece non è andata così. Ma che cosa è andato storto effettivamente nella gestione di questa IP? Non prima di ricordarvi di iscrivervi alla nostra Progressive Web App che trovate in descrizione e al nostro canale di WhatsApp, parliamo un po' di Watch Dogs. Presentato nel 2013 con un trailer che ancora oggi è considerato incredibile e poco inerente con il risultato finale, Watch Dogs prometteva un'esperienza inedita per i giocatori appassionati delle produzioni Ubisoft. Pur integrando alcuni classici elementi dei giochi della compagnia, Watch Dogs si spingeva verso una concezione sandbox open world vicina a GTA, dando ai giocatori la possibilità di interagire con gli apparecchi elettronici impersonando il ruolo del celebre hacker Aiden Pierce. Questo era uno dei potenziali punti di forza di Watch Dogs, porsi come un'alternativa a GTA, perché in effetti di alternative a GTA non ce n'erano. Cioè, o giocavi a GTA o non giocavi ad altro di questo stampo. C'era chi ci provava come Saints Row, ma nessuno ci è andato mai veramente qualitativamente vicino. In una società ormai distopica a causa dell'ossessivo controllo delle informazioni e la violazione della privacy, soprattutto a causa dell'operato della gigantesca azienda tecnologica Bloom, Pierce si poneva come un eroe silenzioso e solitario, intenzionato a vendicare la morte della nipote e fermare i folli piani del conglomerato tecnologico, pronto a rendere Chicago come la città di 1984 di George Orwell. Premesse che erano davvero ottime e interessanti, che garantirono a Watch Dogs buonissime recensioni e ben 10 milioni di copie vendute. Eppure, nonostante questi grandissimi numeri, la strada fu in salita. Watch Dogs è ricordato ancora oggi per un caso clamoroso, il già citato incredibile primo trailer, paragonabile a pubblicità ingannevole in tutti i sensi nei confronti del progetto finale, che invece subì un downgrade grafico e tecnico enorme. Ancora oggi ricordo quando le persone si sono lamentate delle famose pozzanghere del primo Marvel's Spider-Man di Insomniac. Ma forse non vi ricordate come era stato presentato il primo Watch Dogs? Sono questioni che i giocatori tendono a legarsi al dito, e ancora oggi, dopo 10 anni, ci ricordiamo di questa cosa. Specie poi se parliamo di un momento storico nel quale le convenzioni di Ubisoft e la sua percezione da parte del pubblico iniziavano a scricchiolare. Eh sì, abbiamo già passato il momento d'oro di Assassin's Creed, abbiamo già passato il momento d'oro di Far Cry nel 2013, e se tu fai questi errori i giocatori non se lo dimenticano. Dopo un secondo capitolo che ottenne oltre 10 milioni di copie, generando però pareri contrastanti, Watch Dogs 2 è carino, la San Francisco visitata nel gioco è molto bella, il problema è che la guida dei veicoli era pessima e questa storia fatta di giovani, linguaggio giovanile in completa contrapposizione con il primo capitolo, a me personalmente non è mai andata giù più di tanto. L'IP sembra però oggi ormai morta e sepolta. Watch Dogs Legion nel 2020 è stato un'occasione sprecata per stupire. Abbiamo realizzato anche uno speciale sul nostro sito, io l'ho recuperato solo l'anno scorso e devo dire di essere rimasto colpito da una parte per il concept che Ubisoft è riuscita a costruire, quello di un gioco dove tutti potevano far parte della nostra legione, e dall'altra un titolo che si smonta con un paio di meccaniche che vengono ripetute all'infinito in ogni missione. Legion non è riuscito a rivitalizzare il brand e Ubisoft, di fronte a una situazione economica e societaria tutt'altro che tranquilla, si è ritrovata costretta a fare alcuni tagli, tra cui un improbabile spin-off Battle Royale della serie che non so che cosa avrebbe potuto fare. E mentre i capitoli di Assassin's Creed in sviluppo aumentano a dismisura, vi ricordo che quest'anno uscirà Shadows,
la serie di Watch Dogs è stata messa nel cassetto dei ricordi dopo appena 10 anni di vita. Watch Dogs 4, per quanto ne sappiamo e per quanto ce ne dicano gli insider, non è mai stato approvato, con l'azienda francese che gli ha preferito altre priorità, tra cui incredibilmente, e noi ne siamo contenti, anche il ritorno di Prince of Persia. Forse non tutto è perduto, del resto magari tra qualche anno Ubisoft potrebbe decidere di ritirare fuori Watch Dogs dalla soffitta, dove ha rinchiuso anche Rayman, se magari il film di Watch Dogs in sviluppo avrà successo. Per ora però tutto tace, e noi non possiamo fare altro che pensare che questa sia una grandissima occasione sprecata da Ubisoft, sprecata con le sue stesse mani. Quali ricordi avete del primo capitolo della serie? E credete anche voi che Watch Dogs abbia sprecato le sue occasioni? Queste sono le domande che vi facciamo e vi lasciamo la discussione nei commenti.